Ora fare impresa è anche online. Digita fareimpresa.info. Con il progressivo invecchiamento della popolazione cambiano anche le esigenze abitative delle persone. Per questo Confartigianato Vicenza, unica in Italia, ha aderito al progetto Silver Living, vivere senza barriere. Parliamo di Silver Living, cosa significa, che cos'è? Silver Living è un progetto che è stato presentato all'interno del programma comunitario Leonardo da Vinci da partner di 7 paesi europei. Dall'Irlanda, Germania, Austria, Francia, Italia, Romania, che ha lo scopo di sensibilizzare e di avviare delle azioni anche concrete nel campo dell'edilizia rivolta, abitativa ovviamente, rivolta a migliori standard di qualità della vita. Parola d'ordine, riqualificazione. Lo scopo di Confartigianato Vicenza, unico partner italiano del progetto, è infatti quello di preparare aziende, personale e legislatori a rispondere adeguatamente ai cambiamenti demografici in atto. Basti pensare al crescente numero di anziani che vivono da soli, ma anche a coloro che hanno ridotte capacità motorie. Analizzando quindi soprattutto le problematiche legate alle barriere architettoniche, gli addetti al settore, appositamente formati, avranno la possibilità di proporre nuove soluzioni che rispondano efficacemente ai mutati bisogni della comunità. In quest'ottica Confartigianato Vicenza ha deciso di aderire a Silver Living e di chiamare quindi in causa tutte le categorie professionali che si occupano di edilizia e di progettazione di interni per una competente revisione degli spazi in cui viviamo. Da una parte si intende garantire una migliore qualità della vita, dall'altra si offre la possibilità a questo settore di ampliare le proprie competenze, aumentando di conseguenza le opportunità occupazionali. Una serie di attenzioni verso la popolazione a cui l'associazione Vicentina non è nuova e nelle quali è entrata? È entrata partendo intanto con l'esperienza fatta negli ultimi anni con le iniziative legate al Design for All. Ricordo che alcune aziende sono state premiate con l'aiuto poi del supporto di Confartigianato Vicenza con il premio qualità dopo imprese del calibro di Autogrill e Bticino, quindi una grande soddisfazione. Questo ci ha permesso di entrare in una rete europea ormai consolidata, che ha visto nella nostra struttura e organizzazione un momento di professionalità che ormai sta raggiungendo, lo dico con un po' di orgoglio, anche un livello di eccellenza e di unicità di esperienza, e quindi è stata quasi una naturale conseguenza.